Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si introducono dei campi attivi e dinamici all'interno di un foglio di videoscrittura. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, che è l'equivalente di Microsoft Word, ma in pratica dal punto di vista concettuale è la stessa cosa. Vi consiglio a tutti di vedere questo video fino alla fine. Per esempio, abbiamo scaricato una fattura da internet, l'abbiamo modificata. Vedete, fattura.odt, sarebbe Office Open Document Text, che sarebbe, corrisponderebbe per esempio al punto doc di Word. La doppio clicchiamo. Vediamo le caratteristiche, per esempio, delle fatture che hanno spesso all'interno di questo foglio di videoscrittura gli stessi dati più volte: nome, società, indirizzo, indirizzo, quindi è un pochino una noia da compilarle. Non solo, si possono fare degli errori materiali perché compiendo questa digitazione a mano si possono scrivere delle cose diverse. Allora noi introdurremo dei campi dinamici tale che il compilatore può scrivere il nome società una sola volta e tutte le modifiche si propagano all'interno del foglio di videoscrittura automaticamente. Come si fa? Molto semplicemente si va nel menu Inserisci, vedete che c'è l'opzione Comando di campo. All'interno delle opzioni ci sono le voci Altri campi. Questi campi qua sono automatici, già pronti, ma nel video di oggi non ci servono. Altri campi. All'interno di questa finestra con tanti tab, vedete, c'è un tab che si chiama Variabili. All'interno della variabile c'è la funzione campo utente. È qui che possiamo praticamente dichiarare come se fossero delle variabili. Ecco perché campo utente è stato messo all'interno della scheda tab. Possiamo dichiarare come delle variabili dei nuovi campi. Iniziamo subito. Scegliamo il formato testo. Questo è molto importante. Se bisogna fare dei calcoli con l'euro, si sceglie per esempio l'euro con la virgola. E poi vedremo che l'IVA, per esempio, la metteremo in formato formula, perché abbiamo visto che così funziona. Campo utente, il nome come si chiama? Beh, nome società, il primo campo. E aggiungiamo subito il primo valore fittizio, poi vedremo come si può modificare al volo. E la chiamiamo Linux SPA. Abbiamo scelto il formato testo, perché testo è il nome società, e lo dichiariamo. Cliccando sul segno di spunta verde è come se abbiamo dichiarato questa variabile. La variabile nome società, che valore ha? Linux SPA. Poi il secondo elemento che si ripete più volte nella nostra fattura è indirizzo. Quindi scriviamo indirizzo, come sempre anche qui è in formato testo, e facciamo l'indirizzo fittizio della nostra prima società via dei gladioli, ad esempio. E poi clicchiamo il segno di spunta per dichiarare la variabile indirizzo con valore via dei gladioli. Poi facciamo il cap, la stessa cosa, facciamo maiuscolo e ci mettiamo così 06000, per esempio. E il cap però in questo caso come lo facciamo? Diciamo che è questo numero qua. Non ci sono, per esempio, i decimali. Quindi abbiamo cambiato il formato cap. E poi facciamo città e noi rifacciamo, per esempio, lo chiamiamo città questo campo e lo dichiariamo come Milano, ad esempio, e lo chiamiamo testo. Adesso noi abbiamo all'interno del nostro foglio di videoscrittura, cioè all'interno di questo livello, diciamo, dell'ambiente operativo di LibreOffice, per esempio Writer, abbiamo dichiarato queste quattro variabili. Come le sostituiamo? Semplicemente noi prendiamo, facciamo nome società, la selezioniamo, vedete, e scriviamo nome società e poi facciamo inserisci. Ed ecco che appare Linux SPA. La stessa cosa. Questa operazione, che adesso sembra un pochino macchinosa, in realtà viene fatta una sola volta, perché noi stiamo costruendo, come se fossimo gli informatici di questa azienda che produce le fatture, il documento per la prima volta, ma dopo è tutto automatico. Facciamo ancora inserisci. Poi facciamo, evidenziamo il campo indirizzi, scegliamo indirizzo e facciamo inserisci, ed ecco che si sta compilando. Facciamo la stessa cosa per il secondo campo e facciamo inserisci. Poi selezioniamo il capo, selezioniamo capo e facciamo inserisci. Vediamo se viene il numero, perfetto. Quindi il formato con, diciamo, quattro numeri e senza i decimali è quello corretto. Facciamo inserisci, facciamo in città, noi selezioniamo città, scegliamo città, facciamo inserisci, la stessa cosa. Dice, voi direte, ma così è quasi macchinoso come farlo, diciamo, a mano. Ma la prossima volta il compilatore, quando avrà salvato questa fattura, l'unica cosa che dovrà fare sarà andare in inserisci, comando di campo, come sempre, altri campi, e vedete che se io qui, per esempio, io seleziono il nome società e mi viene questo valore, e io qui ci scrivo, per esempio, io gli cambio il valore al volo, Ubuntu Spa, per esempio,
e faccio il segno di spunta, vedete che lui mi cambia, mi propaga il cambiamento in tutto il documento al volo senza doverlo fare a mano. Quindi a questo punto io seleziono l'indirizzo e qui ci scrivo via delle rose 3. Vedete che io non appena faccio il segno di spunta, ecco che mi viene propagato. Quindi io, questa è la maniera per creare dei campi dinamici che possono essere modificati al volo cliccando una sola volta. La stessa cosa è il cap, io faccio 3000 per esempio e faccio così, e posso cambiare anche l'indirizzo, per esempio il della città, ci scrivo Roma e è sufficiente fare così. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dichiarato dei campi, gli abbiamo dato un valore e così, e poi dalle volte successive è sufficiente cambiare soltanto il valore del campo e fare clic sul segno di spunta. Immaginiamo a dei documenti in cui molte volte devono comparire gli stessi elementi. In questa maniera non solo si fa prima, ma si evitano gli errori perché non ci sono errori di digitazione. Ma continuiamo l'automazione. Allora, mettiamo che noi qui abbiamo riempito tutti gli articoli che questo soggetto ha comprato. Come vedete, i campi rimangono in grigetto, e se noi premiamo per esempio l'anteprima di stampa, facciamo uno zoom, vedete il grigetto del campo scompare. Quindi rimane soltanto il valore del campo, ma non il fatto che sia un campo, in anteprima di stampa, solo per chiarire, perché potrebbe sembrare un inestetismo del foglio. Aumentiamo, diciamo, l'automazione. Parliamo del prezzo. Allora, mettiamo che questa persona ha comprato un po' di articoli, facciamo così, ci scriviamo, non lo compiliamo tutto, e questa persona ha comprato questi articoli. Dobbiamo fare intanto il subtotale. Come si fa? Semplicissimo. Nelle tabelle, per esempio nelle tabelle di fogli di videoscrittura, ovviamente questo funziona anche per Word, come il LibreOffice Writer, si possono fare le formule dei fogli di calcolo. Allora, noi dobbiamo fare il totale di questi valori in euro. D'accordo? Facciamo così. Facciamo direttamente così. 00, 00, 00 e facciamo 00. Vediamo se ci viene. Noi clicchiamo qua. Bisogna stare attenti, il LibreOffice Writer c'è un piccolo conflitto. C'è nel menu inserisci, se noi vediamo oggetto, c'è la parola formula. Ma se noi la clicchiamo, in realtà questa indica, vedete, in realtà delle operazioni matematiche. Vedete, c'è il seno, il coseno. Quindi al posto di formula, qui ci dovevano mettere tipo espressione matematica. La formula che noi intendiamo in questo caso in realtà è la formula del foglio di calcolo, quindi loro dovevano distinguere espressione matematica, secondo me, all'interno del menu della voce oggetto, con la formula del foglio di calcolo. Allora noi dobbiamo andare nel menu tabella e vedete che all'interno del menu tabella abbiamo l'espressione formula, e qui bisognava mettere, secondo me, formula del foglio di calcolo. Comunque, facciamo formula, si apre un campo che è molto simile a quello di calc di Excel, scegliamo la funzione semplicissima, la somma. Di che cosa la somma? E noi dobbiamo semplicemente, diciamo, invadere questi campi, ed ecco che vedete che la sintassi è un pochino diversa, perché in Excel è uguale somma aperta parentesi, invece qui utilizzano questi segni diversi. Comunque, somma di F2 F11, facciamo con il segno di spunta ed ecco che viene la somma. Viene via la somma, non ci mette, poi vedremo come fare, non ci mette i decimali, ma allora vediamo se questa entità è dinamica. Noi cambiamo il prezzo di questo articolo e ci scriviamo 343,50, ed ecco che vedete 59, vedete che è dinamica e ci mette i decimali. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una specie di foglio di calcolo interno al foglio di videoscrittura. Io posso aggiungere altri articoli, 230, e questo fa la somma, perché se noi indugiamo un attimo con il cursore, vedete che ci dà praticamente qual è la formula, è somma di F2, dei campi da F2 e F11, di cui l'IVA. Adesso possiamo fare così: noi tentiamo di dichiarare l'IVA come se fosse una variabile. Andiamo sempre in inserisci, facciamo, vediamo se ci riesce, altri campi. Andiamo sempre nel campo utente e scegliamo, io ho visto che mi pareva funzionava con il formato formula, la chiamiamo IVA e ci scriviamo, per esempio, vediamo se viene, ci scriviamo 0,22, vediamo se viene, e facciamo, inseriamo con questo tasto qua. Noi abbiamo dichiarato un'altra variabile, cioè l'IVA è 0,22. Adesso vediamo se riusciamo a utilizzarla all'interno di una formula. Di cui IVA, quindi dobbiamo fare tabella, formula,
Che formula dobbiamo fare? Dobbiamo moltiplicare il valore del campo B13 per l'IVA. Vediamo se viene o se ci siamo sbagliati. Facciamo così. Vedete che si sbaglia perché in pratica fa per 22. Fa per 22. Praticamente perché il 0,22 lui lo fa per 22. Allora noi possiamo anche rifare a mano e vediamo se ci viene. La cancelliamo, noi rifacciamo tabella formula e ci scriviamo questo campo, vediamo se viene per 0. Il problema è, l'abbiamo scoperto, abbiamo creato un pochino di suspense, e se c'è qualcuno che ha realizzato questo strumento non ha cambiato il locale. In particolare, in questo particolare caso non bisogna usare la virgola come separatore dei decimali, ma il punto. Se noi facciamo 0.22, vediamo che facciamo così, ed ecco che funziona. Quindi il problema è che se fai 0,22 lo prende 22, perché hai il locale anglosassone. Se fai 0.22 funziona. Allora, andiamo a riprovare a farlo con la dichiarazione della variabile. Andiamo in inserisci, comando di campo, altri campi, facciamo campo utente, l'IVA, la cancelliamo, la riscriviamo, facciamo così, IVA, con diciamo il formato formula, e noi scriviamo 0.22. Facciamo così e la dichiariamo. Chiudiamo, facciamo un'altra volta tabella formula. La nostra formula è questo dato moltiplicato per la variabile che abbiamo dichiarato poc'anzi. Vediamo se adesso scrivendo 0.22 viene. Ed ecco che il problema è questo. In questo particolare modulo di LibreOffice Writer qualcuno ha lasciato il locale anglosassone con il punto come separatore dei decimali invece della virgola. Però vedete che dopo viene con la virgola. Quindi bisogna scrivere, per esempio, con il formato formula i decimali con il punto. Ed ecco che viene. La seconda formula del totale qual è? È semplicemente l'imponibile più l'IVA. Molto semplice, tabella, formula, questa cella, mettiamo più proprio con la tastiera, questa cella, e poi facciamo segno di spunto. Ed ecco che è la somma del totale più l'IVA. Vedete che questo qua è completamente dinamico, perché possiamo aggiungere un altro, per esempio, articolo che viene 10.000 euro. Quando ci siamo spostati vedete che lo segna, ma non solo, la cosa carina è che siccome noi abbiamo dichiarato l'IVA come una variabile, quando il governo ci cambierà l'IVA, dicono che riusciranno a non farlo, ma se ce la aumenteranno, noi in questi casi, siccome l'abbiamo dichiarata come variabile, è sufficiente andare qua e scrivere, cambiarla a 0.25, fare così, facciamo chiudi e vedete che non ci è venuto, ma comunque dovrebbe aggiornarla. Rifacciamo da zero, noi lo cambiamo e quindi facciamo così, sempre tabella, formula, questo campo per IVA, noi l'abbiamo aggiornato ma non l'ha fatta al volo, e poi un'altra volta si è risbagliata ancora un'altra volta, vedete che ha rimesso come se fosse, quindi questo è proprio, c'è un problema intrinseco. C'è un problema intrinseco di questo motore che non si rende conto, rifacciamo. Inserisci comando di campo che non è la virgola, ma che non è il punto, che è la virgola. Allora la rifacciamo, eppure vedete che noi abbiamo 0.25 con il formato formula. Rifacciamo, l'abbiamo ridichiarata 0.25 e rifacciamo nuovamente tabella formula, semplicemente questo per la variabile dichiarata IVA, facciamo così e adesso viene, e praticamente questo, semplicemente tabella formula, è la somma dell'imponibile più l'IVA. Molto semplice, questo con più sulla tastiera, questo, e poi facciamo il segno di spunto ed ecco che viene. Allora noi che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto come si dichiarano dei campi dinamici attraverso il menu inserisci, comando di campo, altri campi, vedete nel tab variabili come si dichiara il valore in maniera tale che poi possa essere compilato in maniera automatica senza farlo più volte. Per esempio città, noi scriviamo Rovigo, facciamo il segno di spunta ed ecco che viene cambiato Rovigo, vedete, in tutto il nostro foglio di calcolo. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averci seguito fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.